Copiosa nevicata a Brescia, città e provincia questa mattina, ma di breve durata, come del resto era previsto, una spolverata di bianco che non ha provocato particolari problemi. Il governo non convince i benzinai che confermano lo sciopero e il cartello di prezzi medi obbligatorio rimane il nodo del contendere. Ieri il passaggio di testimone con Procida, domani il presidente Mattarella inizia il weekend di inaugurazione di Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura. La Germania si arrende al Prometei, anche se di misura la partita finisce 79 a 72. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. Buonasera dalle telegiornale, una buona notizia ogni tanto in apertura di giornale, la neve che oggi è scesa per alcuni minuti, copiosa, ha imbiancato una spolverata sulla città, qualcosa in più in alcuni paesi della provincia, per fortuna però non ha creato particolari disagi, qualche rallentamento per il traffico, ma del resto insomma tutto come nelle previsioni. Così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, la neve è arrivata anche in pianura e sulla città. Questa mattina i candidi fiocchi hanno ammantato Brescia, così come nei giorni scorsi si erano palesati nei monti della provincia e sulla Maddalena. Uno spettacolo che non lascia mai indifferenti e che divide fra chi da un lato gioisce e chi dall'altro invece non accoglie con favore i possibili disagi, in particolare quelli sulle strade. La pioggia si fa pesante e tende a trasformarsi in neve anche sulle pianure al confine fra Brescia e Verona, anche se per il momento non si segnalano accumuli, spolverata quindi sul Basso Garda. Con il passare delle ore la perturbazione dovrebbe spostarsi verso sud. Questo significherà che per i giorni della grande festa per l'inaugurazione di Bergamo-Brescia, capitale della cultura, non dovrebbero esserci precipitazioni. Certo, non mancherà però il freddo, con temperature rigide cui forse non eravamo più abituati dopo settimane con la colonnina ben al di sopra della media stagionale. E possiamo dire che questa situazione già è stata archiviata, l'avete visto nel pomeriggio, situazione decisamente migliorata, domani dopodomani bel tempo ma freddo. Si tratta di un nucleo di aria gelida che dal mare del nord ha raggiunto l'Italia proprio in queste ore. Possiamo vederlo dal satellite, ecco qui le molte nuvole che si stanno formando al centro nord, con anche dei temporali tra Levante e Ligure, segnalata neve a bassissima quota proprio tra Genova e La Spezia, fin verso il mare, poi dei rovesci temporali anche sul nord-est, sulla Toscana, e nelle prossime ore le nevicate che scenderanno ancora a quote collinari o a tratti in pianura tra il Veneto e l'Emilia, e poi neve in serata anche sull'Appennino centrale a quote basse. Rapidi piovaschi o temporali anche al sud, ma sarà soprattutto nel finire di settimana che un nuovo minimo di bassa pressione da ovest raggiungerà il centro-sud, soprattutto proprio le due isole maggiori, regioni meridionali. Sarà un venerdì pomeriggio e sera di maltempo intenso, piogge, temporali e nevicate che scenderanno nei prossimi giorni sull'Appennino meridionale anche sotto gli 800 metri di quota. Per il nord invece migliora, da domani torna un po' di sole, un po' di bel tempo, ma le temperature basse, gelate di notte al centro-nord e poi anche le massime invernali sotto media su tutto lo stivale. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Voltiamo pagina, parliamo dello sciopero dei benzinai. Oggi un altro tavolo di confronto con il governo, ma un governo che non è riuscito a convincere i benzinai, i sindacati della categoria. Quindi sciopero confermato, l'obbligo di esporre il cartello dei prezzi medi, insomma, ai benzinai rimane indigesto.
È confermato lo sciopero unitario dei distributori di benzina in programma il prossimo 25 e 26 gennaio. Lo hanno annunciato i rappresentanti sindacali della categoria al termine dell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo sciopero dei benzinai inizierà alle 19 del 24 gennaio e si concluderà alle 19 del 26. La mobilitazione su strade e autostrade riguarderà anche il servizio self-service. Per noi lo sciopero è confermato, ma siamo pronti fino all'ultimo per trovare una quadra, ma al momento non possiamo revocare la mobilitazione. Così Bruno Bearzi, presidente Figis Canisa. Le condizioni sostanziali, ha chiarito, non sono cambiate. C'è stato uno sforzo per ridurre sanzioni, ma resta l'obbligo del cartello. Il riferimento è a quel cartello che, oltre a quello che è già presente sui prezzi praticati, dovrà essere esposto con i prezzi medi regionali di benzina e diesel. Poiché il quadro non cambia e si continua a insistere e a colpevolizzare questa categoria come se tutti i mali che derivano da prezzi alti dipendessero dai gestori, la risposta non poteva che essere questa. Avviso tutti attraverso voi, guardate, i prezzi continueranno a salire e non sarà il cartello inutile, penalizzante, perché già oggi i gestori comunicano all'osservatorio i prezzi, quindi la trasparenza è totale. E vedremo nei prossimi giorni, quindi. Parliamo ora di Brescia. È stata completata la riqualificazione di Via Musei, oggi l'inaugurazione. Giusto in tempo per l'inaugurazione della capitale della cultura è stata completata la riqualificazione di Via Musei in centro storico a Brescia, un nuovo volto per il decumano Massimo di Brixia, una strada monumentale fra le più importanti della città, adiacente al sito seriale Patrimonio Mondiale dell'UNESCO i Longobardi in Italia. Niente più auto e una nuova pavimentazione lapidea invece del poco decoroso asfalto, oltre a un rifacimento dei marciapiedi con il recupero delle lastre di pietra e la sostituzione di quelle troppo danneggiate. I lavori hanno interessato una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati, 2.000 dei quali occupati dalla carreggiata per una lunghezza totale di 550 metri e una larghezza media di 5 metri e mezzo, un metro per lato occupati dai marciapiedi. L'intervento si è confrontato con i differenti aspetti storici, urbanistici e spaziali di Via dei Musei. Il tratto centrale, in corrispondenza con il sito UNESCO, ha richiesto un'attenzione particolare per sottolineare la sua specificità. Il tratto centrale, fra Piazza del Foro e Vicolo Settentrionale, è stata realizzata con delle lastre di diorite. Per i tratti est e ovest, invece, si è scelto di impiegare i cubetti di porfido. Ed ora apriamo la pagina dedicata a Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura, perché entriamo, da domani, entriamo nel vivo del weekend dell'inaugurazione con l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani sera al Grande. Ma ieri c'è stato il passaggio di testimone a Procida, a Napoli. Noi abbiamo immaginato che due città operose, laboriose, dove molto più famose per la loro manifattura, per la loro produzione, per la loro ricchezza economica, dovessero invece essere conosciute per quei tesori nascosti, come li abbiamo chiamati noi nel dossier, quei tesori nascosti di città che hanno più di 3.000 anni di storia, anche le nostre sono città che hanno più di 3.000 anni di storia. Filippo D'Averio l'ha definita la nostra città, ma è la stessa cosa con Bergamo, delle enciclopedie urbane, dove la stratificazione monumentale è molto evidente, potente e ci permette di camminare nei secoli, nella trasformazione dei secoli. Ed è anche l'occasione in cui abbiamo voluto raccontare la cultura come cura. Noi che siamo stati i territori profondamente colpiti, non dobbiamo dimenticarci che sono oltre 45.000 le persone che sono morte in Lombardia a causa del Covid. Pensate che numero spaventoso, enorme, lasciano un impoverimento nelle nostre geografie umane. Ebbene, la cultura come cura noi l'abbiamo sperimentata, che non è solo la cultura, è stata una cura per tanti. È stata perché leggere, perché ascoltare della musica, nelle proprie case, chiusi, disorientati, ha rappresentato anche un elemento di rassicurazione. Ma anche la cura è figlia di una cultura. E c'è stato anche l'intervento del Ministro della Cultura, San Giuliano, per Bergamo Brescia, capitale della cultura, ha detto segnale di rinascita. Bergamo e Brescia, io farò un discorso ufficiale all'apertura. Io sarò a Bergamo, il Presidente della Repubblica è a Brescia.
E beh, qui c'è una scelta legata a un fatto storico rilevantissimo, perché la scelta fu fatta dal precedente governo con decreto legge e fu una scelta, diciamo, mirata sul tema della pandemia e del Covid-19. Parliamo delle due province che sono state maggiormente colpite anche nella nostra memoria, nelle immagini che ciascuno di noi hanno nella mente, colpite dalla prima ondata della pandemia, e quindi il diventare capitale della cultura, tutte e due insieme, città che sono importanti da un punto di vista imprenditoriale della Lombardia, ma che hanno anche tantissime cose, un po' studiato da un punto di vista artistico, culturale, dei beni culturali, significa sottolineare la rinascita, il rinascere attraverso la cultura. La cultura da sempre è stato uno strumento per poter rinascere. Questo dunque l'ha ricordato anche il ministro Sangiuliano, l'avvio di Bergamo-Brescia, capitale della cultura. Domani pomeriggio dalle 17 al Teatro Grande di Brescia arriva il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per l'inaugurazione ufficiale che aprirà un weekend con tantissime iniziative. Vi ricordo che le trovate tutte sul nostro giornale online, livebrescia.tv, alla sezione Che Foma Brescia, trovate il programma completo della due giorni. Sabato mattina c'è un appuntamento davvero imperdibile, perché sarà un abbraccio collettivo tra la città e 8 piazze, anzi saranno 12 quelle in cui Crescere Insieme, ovvero l'inno della capitale italiana della cultura, Bergamo-Brescia, un inno unico creato, scritto da musicalmente e cantato dai ragazzi, ecco, tanti bambini, tanti ragazzi in 12 piazze della città e della provincia, Piazza Loggia e tanti altri comuni, andranno in piazza contemporaneamente dalle 11 a mezzogiorno. Noi saremo in diretta come live in 8 di queste piazze. E la sede centrale, per così dire, sarà Piazza della Loggia, i collegamenti poi con tutti gli altri paesi. Vediamo i dettagli. In questo istante intenso canto il valore immenso della mia città. Bergamo-Brescia sarà. Il primo atto di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023, sarà in diretta su Elive. Sabato mattina si terrà la grande festa Crescere Insieme. Migliaia di bambini delle scuole primarie affolleranno le piazze di città e provincia per cantare insieme l'inno ufficiale della capitale. Il fulcro sarà certamente Piazza Loggia a Brescia, ma questo momento di gioia toccherà anche tanti paesi della provincia. Noi ve li racconteremo in diretta TV. Piazza Malvezzi a Desenzano, Piazza Manzoni a Montirone, Piazza Vittorio Veneto a Gussago, Piazza Roma a Ospitaletto, Piazza Europa a Passirano, Piazza Garibaldi a Iseo e il ciclodromo di Rodengo Saiano. 8 piazze celebreranno l'inizio di Bergamo e Brescia 2023. 8 piazze tutte collegate in diretta su Elive. Appuntamento alle 11 per il ritrovo con l'inizio della grande manifestazione diffusa. Da Piazza Loggia apriremo tante finestre sulle altre piazze per vivere uniti una grande emozione e, cosa forse più importante, per cantare insieme l'inno scritto da Paola Ceretta e Cristian Rocco. Migliaia di voci, un unico coro per una festa che è solo all'inizio. In questo istante intenso, ma che fortuna penso per chi vive qua. Bergamo, Brescia, città. È difficile ricordare a memoria tutti i paesi, tutte le piazze dove ci sarà appunto Crescere Insieme. Vi porto sul nostro giornale online, in questo momento la trovate proprio in home, come si dice, il titolo intestata, Bergamo-Brescia è live in diretta da 8 piazze della provincia, di città e provincia, e aprendo l'articolo trovate anche tutti i nomi appunto delle piazze che avete sentito nel servizio, l'appuntamento alle 11. Vi ricordo che ci sarà la diretta di Elive sul nostro canale 181 del Digitale Terrestre, sul nostro sito, sul nostro smartphone, sul vostro smartphone praticamente a Piazza Loggia è uno zapping per tutte le piazze. Chi invece vuol seguire una piazza in particolare può seguirla integralmente dal sito del comune appunto di riferimento. Bergamo-Brescia 2023
e anche al centro della politica, ovviamente, di regione, del comune, di qualche schermaglia. Regione che ha voluto sottolineare il suo impegno economico proprio per la realizzazione di una serie di manifestazioni, di eventi, ma in particolare la ciclovia che ha ricordato l'assessore Caparini. Brescia Bergamo, capitale della cultura, con Regione Lombardia che insomma, ha messo e ha partecipato. Sì, tanto, l'abbiamo fatto sin da subito, ricordo che è stato conferito dal Parlamento questo prestigioso evento e noi abbiamo da subito stanziato le risorse per quella che è l'opera iconica, ovvero il collegamento da ciclovia Brescia-Bergamo. L'abbiamo fatto con ben 6 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 3 milioni di euro che abbiamo chiesto al nostro ministro Garavaglia, quindi un importantissimo stanziamento totalmente pagato dalla regione e dallo Stato. Poi voglio sottolineare un aspetto molto importante che è quello del turismo accessibile, perché Brescia e Bergamo devono essere anche esempio di inclusione, di accessibilità per i meno fortunati e quindi abbiamo stanziato 2,2 milioni di euro proprio per abbattere le barriere, rendere fruibili quelle che sono i nostri musei, le nostre bellezze a coloro che in altro modo non potrebbero goderne. La politica invece cittadina, il mondo dei civici è particolarmente in fermento perché ovviamente sono in corso i posizionamenti, come si suol dire, con la creazione delle liste civiche che accompagneranno tutti e due i candidati di centrodestra e di centrosinistra, Laura Castelletti da una parte e Fabio Rolfi dall'altra. E indubbiamente questo posizionamento crea anche qualche scaramuccia, qualche tensione, il caso della lista del Bono 2.0 dopo l'abbandono di Numa Sbaraini che da appunto lista che nel 2018 aveva sostenuto Emilio Del Bono, ora invece Numa Sbaraini ha annunciato di creare una lista a sostegno di Fabio Rolfi. La posizione quindi degli altri componenti della lista del Bono 2.0. Il mondo bresciano dei civici è ogni giorno più in fermento e la notizia del cambio di casacca di Numa Sbaraini, mente della lista del Bono 2.0 nel 2018, non è stata presa bene. Gianni Bertolotti, uno dei superstiti del progetto civico nato nel 2018, a iLive ammette che la civica, dopo le elezioni di quell'anno, è rimasta dormiente. Molti, dice Bertolotti, hanno lasciato, altri sono rimasti legati alla lista pur senza attività sociale o politica. Ma, ci tiene a precisare, la notizia che il signor Sbaraini farà parte della coalizione di centrodestra alle prossime amministrative riguarda una scelta individuale e strettamente personale, ben lontana dal coinvolgimento dei rappresentanti della lista che ha contribuito all'elezione dell'attuale amministrazione. Una decisione personale, prosegue Bertolotti, della quale si è venuti a conoscenza e che democraticamente si rispetta, ma della quale si prendono le doverose distanze non essendo mai stati interpellati o minimamente coinvolti nella creazione di un nuovo soggetto elettorale diametralmente opposto al nostro credo. Bertolotti poi ci tiene a precisare che la lista di cui parla Sbaraini è un soggetto politico in fieri, che nascerà su presupposti e obiettivi politici totalmente opposti a quelli che hanno caratterizzato la lista del Bono 2.0. Pertanto, il nuovo soggetto si avvarrà dei candidati che condividono finalità e proposte della coalizione di centrodestra. Per etica, correttezza e coerenza politica, sottolinea Bertolotti, comunichiamo a coloro che ci hanno dato fiducia con il loro voto nel 2018 che i candidati della lista del Bono 2.0 non faranno assolutamente parte della nuova civica di Numa Sbaraini. Abbiamo 30 secondi di pausa, poi apriamo il TG Sport. Rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia.
Una buona serata agli amici sportivi, parliamo di pallacanestro, parliamo di Germani che ha dovuto arrendersi ieri al Prometei, anche se di misura, 79-72 il risultato finale della partita. 79-72 il risultato finale della sfida di Eurocup fra il Prometei e la Pallacanestro Brescia, che non riesce a confermarsi e cade nella trasferta di Riga contro il team ucraino. Si rallenta quindi la corsa continentale della Germani, che alla luce degli ultimi successi era lanciata verso le zone più nobili della classifica. In realtà Brescia parte bene e sembra potersi guadagnare i due punti per i primi tre periodi. Il 25-19 per i padroni di casa nell'ultimo tempino però ribalta tutto e assegna la vittoria al Prometei in una sorta di rivalsa dopo la pesante debacle subita al Pallaleonessa all'andata. A pesare sono i tanti, troppi 17 rimbalzi conquistati in attacco dai biancorossi e qualche ingenuità di troppo in difesa. Problemi fisici inoltre per Cuonu e Cobbins, mentre Della Valle rimane una garanzia con 20 punti messi a referto. La società bresciana denuncia inoltre un po' di confusione da parte degli arbitri e del tavolo, che nel corso del match sono incorsi in una serie di errori poco giustificabili, scrive la Germani, compresa un'intollerabile interruzione del match per diversi minuti a metà del terzo quarto. L'obiettivo ora ritorna sul campionato. Domenica alle 18:30 c'è la prima di ritorno contro Treviso fra le mura amiche. L'Europa tornerà protagonista al mercoledì successivo con una sorta di spareggio fra Brescia e Ulm. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Tutte le notizie invece continuano ad aggiornarsi sul giornale online livebrescia.tv, sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 181 del digitale terrestre 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. E come sempre, iscrivendovi ai nostri canali Telegram, le notizie arrivano direttamente anche sul vostro cellulare senza doverle cercare. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. A tutti gli auguri di una buona serata. Ci vediamo domani.